Cosa rappresenta per il vostro comune il progetto 50x50? Per noi è una cosa bellissima che ci ha dato tanto tanto entusiasmo, perché speriamo e pensiamo di valorizzare le nostre eccellenze. Dall'1 al 7 partiamo, io lo ritengo importante l'apertura con l'accoglienza della cicloturistica, che sarà alle ore 11 di lunedì 1 aprile, perché è una tradizione, noi da sempre li accogliamo e con Pesaro Capitale della Cultura ci fa estremamente piacere ricevere il testimone da Gabicce. Poi gli eventi importanti sono comunque due mostre importanti, quella di Giulio Serafini e Giancarlo Sardella, che sono mostre d'arte, più l'apertura della casa di Giambattista Vicari, perché sono un caffè letterario e il clou della cultura, diciamo. Per noi sono, che ci teniamo alla cultura, è molto molto importante. Poi gli altri eventi importanti sono tutti importanti, perché comunque abbiamo fatto sì che tutte le nostre eccellenze vengano messe in mostra, a partire dalle passeggiate ecologiche che possiamo fare all'Oasi della Badia, e alle visite del borgo accompagnato dal e-bike di Ca' Virginia, alla presentazione dei libri che verranno fatte durante questa settimana, perché sono libri storici, e in particolare abbiamo il libro anche che racconta la vita contadina, che sono le nostre origini, e in quell'occasione visiteremo il Museo della Mezzadria e, diciamo, rivivremo, chiamiamolo, il banchetto del contadino, perché poi all'interno del OK Gastronomie concluderemo la serata, dopo la presentazione del libro, con balli e canti popolari e questo banchetto del contadino, per assaggiare proprio tutte le eccellenze del territorio. Per il vostro territorio, ma anche per questo evento, sarà importante la presenza della Proloco? Sì, assolutamente, la Proloco è importante per questo evento, ma è importante tutto l'anno, perché specialmente nel borgo, cioè nel io lo chiamo capoluogo, una parola un po' forte, però nel borgo, se non ci fosse la Proloco, diciamo, non c'è niente, perché non abbiamo più un bar, non abbiamo un alimentari. Invece la funzione della Proloco ha proprio una funzione sociale.